Rieccoci, primo Sinter Pales, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite, avete visto il presidente della provincia, il sindaco di Oreggia, Fabio Bui, con tutti i sindaci che vi ho presentato prima, ovviamente. Abbiamo parlato nella parte iniziale di Venezia. Vuole dire qualcosa, aggiunge qualcosa, poi andiamo nel territorio perché credo abbiano molte richieste i suoi colleghi. Venerdì abbiamo parlato molto di scelte, parlato dei problemi della politica che non sceglie. Noi abbiamo un problema di far squadra, non è un problema di soldi. I soldi arrivano nel momento in cui si puntano i piedi e si riesce a fare squadra tutti assieme. Se ognuno si chiude dentro il proprio recinto e dà la colpa all'altro, i soldi non La arrivano. squadra chi la fa a Bui? La squadra la fa anche il O la territorio, fa l'allenatore? la fa il territorio, In termini calcistici, la fa l'allenatore? la fa l'allenatore, È lei l'allenatore? però È giusto il concetto, non fa una piega, però la fa la squadra, la fa l'allenatore. E lei deve essere bravo con tutti i infatti sindaci di la fare squadra. provincia di Padova con i distinguo, con tutte le problematiche, è l'unica provincia che ha un presidente riconosciuto da tutti gli schieramenti Lei ha anche la fortuna, Fabio Bui, di politici. mettere i titolari, le riserve, Schesarlo può mettere riserva, per esempio, non è detto che lo No, metta no, tra i io metto titolari. tutti, i sindaci sono tutti i titolari. Stavo scherzando ovviamente I adesso. sindaci sono l'unico riferimento che ho io nel mio mandato, lo sanno loro, lo sa chi mi affianca, dico sempre la provincia è quella dei 102 comuni. E i 102 comuni ottengono risultati se riescono a stare assieme, non lasciano solo il presidente, no, non ci lasciamo soli, no, il presidente, non ci lasciamo soli. C'è un'emergenza, vedo Martina qui, l'emergenza di Curtarolo è sintomatica. Il ponte. Io sto dicendo È il ponte, da vero? mesi, non lasciateci soli, non vi ho chiesto soldi, i soldi li ho già messi, vi ho detto fatemi fare i lavori prima che il ponte cada, e qua ci vuole una procedura d'emergenza, perché con le procedure Che cosa ordinarie, le hanno al detto? termine dei 4 gradi di progettazione, il ponte va giù e la responsabilità di chi è? È del Eccolo, guarda. Eccola qui presidente della l'immagine, guarda. provincia che ha in carico una strada che ha tutto tranne che essere di Certo. valenza provinciale. Allora io sto dicendo da mesi, anche stamattina, ho detto, ministro, regione, datemi una mano e passate questa strada ad ANAS. E nel frattempo quei 4 milioni o li metto nel ponte o li lascio in quel territorio, perché la Valsugana non è un problema del ponte. La Valsugana è un tema che le imprese stanno andando via perché in Valsugana non si passa più. Ci sono code e code di Certo. ogni giorno e le imprese non vanno dove non c'è un territorio competitivo. Allora qual è oggi il tema su cui dobbiamo veramente fare squadra al di là degli schieramenti? Le infrastrutture, questo paese ha bisogno e questo territorio ha bisogno di infrastrutture e chiediamo i soldi per le infrastrutture, ma non li chiediamo, li dobbiamo pretendere dai nostri parlamentari, dai nostri consiglieri eletti, consiglieri regionali eletti. Il tema delle infrastrutture e il tema della Certo, formazione perfetto. scolastica. Il ponte di Curtarolo, credo che nei nostri telegiornali, sindaco, ormai me lo Sì. so io che è la notte, lo facciamo quasi tutte le trasmissioni. Speriamo che, come diceva lui, arrivino questi soldi per poterlo sistemare. No, no, i Però, soldi ci sono già, li ho già messi. ah, Io li ha già messi, quindi siamo li a ho già posto. messi, non è un problema di soldi, Che è un passa problema l'ANAS? di fatemi fare questo benedetto lavoro con procedure straordinarie e non ordinarie, perché se io applicassi la legge ordinaria, il ponte ci metterei 2 anni a farlo. Dite, che il Ministero mi faccia una procedura che io chiamo commissariale impropriamente, ma che ci Certo. dia i poteri per fare presto questo ponte. Se Certo. dopo mi arrivano i soldi, come li ho già chiesti, perché è ovvio che non capisco perché la provincia deve prendersi in carico quella cifra, quei 4 milioni per una strada che fino a 2 anni fa era della regione, nessuno ha fatto niente, arriva la nuova provincia
e a 4 milioni. 4 milioni per il bilancio provinciale è una cifra spropositata. Io chiedo scusa a tutti voi se vi interrompo, sì, perché siete tanti, voglio farvi parlare tutti in maniera equa, dunque chiedo scusa se mi interrompo, perché il Presidente ormai ha condotto la trasmissione, ha anticipato tutti, io volevo invece presentare appunto il servizio che riguarda la Regione con i numeri e le funzioni, e la provincia, scusate, di Padova con i numeri e le funzioni, vediamo. La provincia di Padova è la più popolosa del Veneto e dell'intero Triveneto, davanti a quella di Verona, merito degli oltre 939.000 abitanti che faceva registrare a giugno il dato Istat più aggiornato. Tra questi, piccola prevalenza del genere femminile, 481.000 contro i 458.000 maschi. Il territorio padovano si estende su una superficie di 2.144 km², che lo rende il secondo più piccolo in regione dopo Rovigo. Di contro, però, è la provincia veneta più densamente popolata, con 437 abitanti per km². Dopo Vicenza, invece, Padova è la provincia che può contare sul maggior numero di comuni, ben 102. Dopo il capoluogo, con i suoi 210.000 abitanti, i comuni più popolosi sono Albignasego, 26.000, Vigonza, 23.000 e Selvazzano, 22.000. La provincia, governata da un presidente e un consiglio, assolve principalmente alle funzioni di ambiente ed ecologia, edilizia scolastica, istruzione, trasporti, urbanistica e viabilità. Dal novembre 2018 il presidente è Fabio Bui. Il presidente dura in carica 4 anni ed è cade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. Il consiglio provinciale dura in carica 2 anni ed è composto dal presidente della provincia e da 16 componenti. Infine vi è anche l'assemblea dei sindaci, costituita dai primi cittadini dei comuni appartenenti alla provincia, che ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. Così abbiamo fatto vedere ai nostri telespettatori la provincia, i numeri della provincia, che, come ha detto il nostro ragazzo, il nostro collega che ha fatto il servizio, è la più popolata del Veneto, quindi è una provincia molto importante, Fabio Bui. La prima domanda che le faccio è questa: hanno tolto le province, Padova tra queste, c'è sempre però un presidente, ci sono sempre tutti. Secondo lei è un fatto positivo questo o no? O è no, stato non un hanno fatto tolto positivo, niente, no? Volevano togliere le province. E volevano toglierle con una legge fatta male, una legge nefasta, non nell'impostazione, come la provincia come ente di coordinamento di alcune politiche era anche un'impostazione corretta. Poi nell'applicazione, se potevano far di peggio, l'hanno tolta nei costi, ecco. Perché l'hanno tolta nei costi. E la provincia non costava, non era il costo della carica del presidente e dei consiglieri che sballasse il bilancio dello Stato, si parlava del 0,1% dei costi dello Stato, proprio era una quisquiglia quello che costava le province, è gli effetti di quella legge che sta procurando costi, perché hanno ridotto questo ente a un ente depotenziato rispetto alla capacità di intervento, proprio per quelle politiche anche di coordinamento del territorio che oggi difficilmente facciamo. Certo, d'accordo. Pensate che i dipendenti, avevamo nella precedente amministrazione 451 dipendenti, io oggi ne ho 200 e stanno calando. E però i chilometri di strade di competenza stanno aumentando, sì, questo è perché la regione li sta dismettendo alcuni tratti, certo, di strada. Però Bui, è vero quello che dice, la provincia c'è, però in effetti rispetto a una volta, diciamo un attimino, non ha più lo stesso... Guardi, l'unica cosa che è cambiata è l'elezione degli organi, ma quello che io dico a un cittadino, interessa chi elegge il presidente e il consiglio, o interessa se il presidente e il consiglio sono in grado di fare? Ma ha gli stessi soldi, ha lo stesso... No, i soldi sono molto cambiati. E quindi ha meno potere rispetto io, a una volta? Insomma. Meno potere dal punto di vista dei soldi, però io, contrariamente anche un po' ai discorsi fatti, io non ho un problema di soldi, io ho un problema di scelte. Noi i soldi li troviamo se ci fanno scegliere. Se abbiamo la capacità di portarci a casa i risultati, e per portarceli a casa, lo ripeto per chi qui o i miei colleghi sindaci, li portiamo a casa qualunque risultato se assieme pretendiamo questi risultati. Mi faccio un esempio.
Le faccio un esempio, per esempio. Col ponte abbiamo col capito, ponte, questo qui è un. Col ponte. Però di, se per esempio Abano ha bisogno di soldi per degli eventi o per qualcosa, la provincia riesce certo, a soddisfarlo? Non solo la provincia, ma dobbiamo pretendere che nella programmazione regionale e nazionale ci sia qualcosa per il Veneto, perché guarda caso spesso per il Veneto non c'è assolutamente niente. È un problema che si dimenticano del Veneto o è una incapacità della classe politica veneta a Roma di mettersi assieme alla pari di altre regioni, mettersi assieme una volta per tutte e dire questa cosa la portiamo a casa assieme. A me non interessa il primo e non mi interessa neanche il colore del gatto. Mi risponda alla domanda. Basta che prenda il top. Mi risponda alla domanda che si è fatto. Lei ha fatto una domanda, faccia la Marzullo, si risponde. Io dico di no, non c'è capacità di. Dei politici, del territorio non danno contributo alla nostra regione. Tanta divisione, anche oggi sul tema famoso del ponte, tutti vengono, tutti stanno intervenendo e li ringrazio tutti. Però io il ponte non lo faccio con la solidarietà di Toni, Beppe, Nane. Ho bisogno di un atto concreto. E i politici veneti cosa devono fare quindi per darle una mano? Almeno dire al ministro fai quell'atto. Ma non gliel'hanno detto, trovo grave che non glielo dicano. No, probabilmente non riescono a farlo. Come dice lei, io non lo so, però se come dice probabilmente non riusciamo a farci capire, ecco, come veneti su questo. Anch'io oggi per esempio io stavo scrivendo. Dobbiamo parlare, tutti potete anche intervenire, sì. Basta non andare sopra con le voci, possiamo fare anche un dibattito, non c'è nessun problema. Barbierato, se come dice il Presidente, voi siete qui con il Presidente della provincia e siete la politica padovana o veneta, non vi dà una mano a Roma, e quindi come si fa a risolvere un problema? Mi sembra di aver capito questo, correggetemi se non ho capito bene. Guarda, io credo, sto seguendo con attenzione il manifesto dei sindaci che è stato presentato recentemente anche al Presidente della Repubblica, che è un manifesto che non contiene dei sogni o delle cose irrealizzabili, ma ha l'obiettivo anche di dare ai sindaci la giusta dignità del loro lavoro, perché spesso fare un sindaco oggi è diventata quasi una follia e una cosa che non risponde a una ragione ma a semplici passioni, perché questo purtroppo è il ruolo del sindaco oggi, un riconoscimento maggiore, una capacità di intervenire forse, anzi sicuramente, con non senza regole, ma con una semplificazione delle regole, e questo è un tarlo che noi quotidianamente ci portiamo avanti, perché l'applicazione cervellotica delle regole purtroppo rallenta l'attività dei sindaci. Scusi Barbierato, mi sembra che il governo precedente, quello Salvini e Di Maio, abbia dato economicamente più potere ai sindaci, dunque avete più disponibilità economica. Ma ripeto, il problema non è solo economico, quando noi abbiamo dei lacci e lacciuoli che imprigionano l'attività amministrativa dentro regole che spesso non sono chiare e che dicono tutto e il contrario di tutto, questo è un elemento che rende più difficile l'attività amministrativa. Noi come sindaci non abbiamo possibilità di fare tanta filosofia, dobbiamo praticare e dare soluzioni ogni giorno ai nostri cittadini. Il resto è un aspetto puramente, come dire, di rappresentanza. La cosa che probabilmente va fatta, ma non è nel DNA dei veneti, mi dispiace dirlo, è fare squadra. Qui si opera solo per emergenze. Ci sono emergenze ovunque, a volte immediate, a volte addirittura previste ma non affrontate, ed ogni volta qualcuno si fa carico dell'emergenza e cerca di portarsi a casa un qualcosa da parte del governo, da parte della regione, qualora sia coinvolta, per risolvere l'emergenza, ma non per costruire un'attività preventiva sulla quale invece si dovrebbe investire tutti quanti. L'ho detto prima. Spendiamo più soldi, certo, così. L'ho chiesto questo prima, non aiuta, perché poi quando è il momento di fare squadra spesso la facciamo noi. Sull'emergenza.
quando è finita l'emergenza torniamo tutti a non farlo. Non so se è stato lei prima a dire, non so chi ha detto prima di Brugnaro, che è rimasto impressionato dalle parole, chi l'ha citato. Brugnaro ha detto questo, è l'emergenza, da questa emergenza, ha detto in parole povere, dobbiamo guardare il futuro di Venezia, cioè sistemiamo l'emergenza, punto. Ma dall'emergenza deve uscire una politica diversa per quanto riguarda l'amministrazione della città. Siamo il paese, in Italia, il paese più a rischio idrogeologico, perché è il paese con più frane di abbiamo che costruito abbiamo costruito troppo e non ci siamo preoccupati di quello che sarebbe potuto accadere. Io lo so, quando passo Barbierato per le montagne, come passate voi, e vedo delle case costruite nei pendii proprio a rischio, dico, ma se prima o dopo viene giù una frana, e poi la frana prima o dopo cade, c'è poco da fare. Ma ci ricordiamo, potete intervenire tutti, che dopo ricordiamo, qualcuno mi dica che ha parlato poco, Schiesaro. Non so se vi ricordate il sindaco di Amatrice che aveva 11 milioni dati dai cittadini che direttamente nelle casse del comune, non poteva spendere un euro perché la burocrazia, perché il rischio di commettere, e che poi è il rischio che ogni sindaco, il rischio grande è quello di dire spendo dei soldi in maniera sbagliata, perché c'è subito il giudice che viene a vedere il controllo e quindi la Corte dei Conti. Quindi a volte veramente abbiamo le mani legate anche avendo i soldi, è giusto quello che dice? No, ma io dicevo prima Barbierato, appunto, nel precedente governo mi sembra che da 40.000 erano aumentati i soldi con la libertà di spesa da parte dei sindaci, non so se anche nei piccoli comuni, che Dovenia, se non sono informato, nelle città, una vera disponibilità, no, non è così. Hanno aumentato per la gara la possibilità di fare gare, gara o no, insomma. Sì, però, però ha fatto un'altra cosa, secondo me, interessante, che da qua si vede chi è stato sindaco o no, l'ex sottosegretario dell'economia, Bitonci, ha previsto una cosa che spero venga confermata, che è quello di dare della liquidità pronti partenza via ai sindaci da poter spendere in un determinato periodo di tempo, non so, 3 mesi, avete 50.000, 100.000 fatti asfalti. Senza tutta la burocrazia. Però il presidente della provincia prima diceva una cosa importante, secondo me, che di fatto è quello che dicevo prima. Cioè lui per fare un ponte deve chiedere al ministro, alla regione, a ANAS, deve capire se deve fare, e poi deve scegliere, chiede una procedura di emergenza. Ma no, la procedura di emergenza deve essere la normalità per un sindaco. Per arrivare a questo, no, anche ma adesso, no, adesso noi sindaci, qua siamo qua e stiamo facendo il bilancio per l'anno prossimo, no? Adesso mi hanno detto che io non posso fare una rotonda, una scuola, qualcosa se non ho lo studio di fattibilità per l'anno prossimo. Vi sembra normale una roba del genere? Vi sembra normale? Io lo studio di fattibilità voglio farlo un mese prima di decidere se voglio fare l'opera. Perché devo farlo l'anno prima? Perché devo farlo l'anno giusto. Prima? Perché un sindaco si deve finanziare solo facendo le lotizzazioni e consumando ancora tutto suolo? Giusto. Perché il governo... Per combattere questo cosa dobbiamo fare? La squadra come dice Bui? Ma, no, poi c'è un altro problema della provincia. Il tema della provincia, che non è il presidente, ma è la provincia in quanto tale. Le province è una attuali, è un'invenzione di Renzi, perché noi ce lo dimentichiamo. Lui che è stato presidente anche della provincia, mi meraviglio che abbia ideato oppure solo pensato di poterle eliminare, perché chi è federalista come sottoscritto ritiene i corpi intermedi come le province siano essenziali in un periodo dove le unioni stanno fallendo tutte, le province sono un sicuro riferimento per i sindaci, ma è sbagliato che il presidente della provincia sia eletto dai sindaci, deve essere eletto dalla gente, allora ancora più autorevolezza. Questo non voglio togliere l'autorevolezza all'attuale presidente. È stata cambiata questa prima veniva eletto dalla gente, no? No, deve tornare ad essere eletto dalla gente. Il patto di squadra a cui faceva riferimento il presidente Bui è assolutamente condivisibile, certo. È quello il fulcro della questione, ma il concetto di squadra si pone anche da quella che è la rotta che impone, che dà il nostro governo centrale. Se effettivamente, come dicevo prima, il nostro territorio è fragile da un punto di vista idrogeologico, è o non è una priorità questa per il paese? Bene, e se lo è una priorità, appunto di conseguenza, ci saranno tutte quante le procedure facilitate per arrivare a questo. Se ci sono appunto le priorità e ci sono i soldi disponibili, noi ci mettiamo d'accordo facilmente rispetto a questo, perché c'è la volontà di farlo e c'è l'intraprendenza che è tipica di noi amministratori del territorio e tipica noi venete, che molto spesso è stata barattata
per il fatto di dire fate troppo, quindi diventate l'ultima ruota del carro. Esatto. Marango, credo che nel ragionamento che fate abbiate ragione tutti. E poi quindi, pensano, quindi, siamo tutti dei ladri, e la colpa è anche vostra, dei giornalisti, no? Cioè, è anche colpa di voi giornalisti che pensate che gli amministratori siano tutti dei ladri, perché i sindaci sono, no, lei, i tanti giornalisti, pensano che siano tutti dei ladri, bisogna stare attenti, dobbiamo giustificare questo, dobbiamo giustificare quello, e questo si chiama 5 Stelle. 5 Stelle, sì, però, la demagogia dei 5 Stelle fanno sì che ogni provvedimento il sindaco debba giustificarlo a tutto il mondo, perché sono tutti ladri. Ma chi lo ha detto? Che a Roma sono i ladri, a Roma sono i ladri, non i sindaci che basta suonare il campanello a casa e ti dicono cosa fanno mattina pomeriggio, se mi prendono la responsabilità di quello che dico, sempre solite robe, ma sono i 5 Stelle, sono la rovina dell'Italia, sono i 5 Stelle. Perché è esagerato nel dare la colpa ai giornalisti? Sì, i giornalisti, tanti giornalisti. Tanti giornalisti e i 5 Stelle. Tanti giornalisti che gli vanno dietro per fare lo scoop e i 5 Stelle pensano che tutti i sindaci siano dei ladri, tutti gli amministratori siano dei ladri. Io credo che non è grave, è la verità. Lasciate perdere i politically correct. Io sto dicendo che i sindaci devono giustificare questo e quello e le determine e questo e quell'altro, e dopo non che si scappa a fare strade, non che si scappa a fare scuole, e lui si cava a rampegare per trovare le identificazioni. Sono tutti quelli che non sono dei 5 Stelle, non solo i sindaci. Però volevo dirle, in questo caso. Perché per candidarsi dove sei, cosa fai, dove vai. Ma non è il giornalista, Giorgio, che decide questo. Mi dispiace. Tanti giornalisti ne hanno raccontato i colori e i 5 Stelle ci vanno. Si fermi un attimo, Schisaro, se non le abbasso il microfono. E le dico che quando andate a votare e venite votati, non voi, chi viene votato a Roma e decide, governa l'Italia, può decidere cosa fare. E non è il giornalista che decide la burocrazia e tutto quello che succede. Questo è vero. Mi dispiace. Ma voi indirizzate molto opinione, scrivete di tutto, dopo le repliche magari non le pubblicate. I giornalisti sono una grande forza, ma sono anche un tallone d'Achille della democrazia. Che i giornalisti possono sbagliare, io posso anche metterlo nel piatto della bilancia. Testate orientate. Dico anche che purtroppo non sono loro i veri responsabili, ma credo che se avessimo una politica diversa, molto probabilmente deciderebbe senza la burocrazia e senza tutto quello che succede nelle cose che vengono fatte qui nel nostro paese. Credo che il giornalista abbia meno responsabilità degli altri. Il giornalista ha una grande responsabilità come il politico. E abbiamo delle testate che sono orientate al senso unico, che pubblicano di tutto, di più, pur di andare contro il presidente o il sindaco. È verità, dai. No, non è la verità. Tutta sta politica di corretta. Diciamo la verità, non siamo qua a fare il salotto. La verità è questa. La verità è che la colpa è sua e non dei giornalisti. La colpa è del sindaco adesso. È sua.